Ciao a tutti e benvenuti all'ultima settimana del calendario dell'Avvento. Oggi è lunedì 21, 22, 21 oggi. Ho già registrato il video di questa mascherina che adesso la devo andare a lavare per essere lavandola si ritira un pochetto. Se volete avere spiegazioni fra un mesetto uscirà il video di questa mascherina. È un po' larga dalle misure che ho fatto il cartamodello, risulta almeno per il mio viso è abbastanza grande e l'ho poi ridotta di 1 cm ed è ancora grande. Dato che l'ho fatta per mia madre, può essere che mia madre ha il naso un po' più accentuato, può essere che gli va bene. Mi farò sapere nei prossimi clip o nei prossimi video di questa mascherina come è andata a finire. Ci ho messo la bellezza di quasi un'ora per realizzare questa mascherina e francamente sono anche rotta. Detto francamente, ho delle clip su questo telefono, ho delle clip sul computer registrate con la fotogramma del computer e alcuni clip registrate con il vecchio telefono. Come vedete, eccolo qua. Qui sotto, come potete vedere, ho anche la macchina da cucire alcuni pezzettini davanti e nel mentre io sto vedendo il maresciallo Rocca su Rai Replay su la Smart TV. E spero che questo video sia molto più corto rispetto agli ultimi due del calendario dell'avvento. Speriamo che viene corto come il primo, tipo di 5 minuti, un po' più di 5 minuti, ma spero che comunque venga tra i 5 e i 10 minuti, quindi non più di 6-7 minuti, mi auguro. E poi vediamo, perché dopo il 24 per me è un po' complicato montare tutti i video per caricarlo il 25, perché questo video lo carico il 25. Il 24 c'è stato un video molto importante, perché proprio quella sera c'è stato un film su Rete 4 in cui vi parlo in quel video. È per quello che vi ho caricato quel video il 24, se no lo volevo caricare il 25. Proprio se adesso lo carico il 24, perché sapevo che il 24 avrebbero fatto quel film, però non hanno registrato il film, quella clip. Non sapevo, non mi ricordavo se era il 24 o il 27 avrebbero fatto quel film. Infatti, dopo sono andata a vedere ultimamente, in questi giorni, che un film lo fanno il 24, quindi ho cambiato programmazione e lo carico il 24, e questo ultimo calendario dell'avvento lo carico il 25. Spero che lo vediate, se non lo vedete, lo vedrete nei prossimi giorni. E per oggi, comunque, per questo weekly vlogmas basta. Ci vediamo domani con un altro pezzetto di clip del calendario dell'avvento o, se Dio voglia, un altro video parlato. E ciao, a domani!
Buonasera ragazzi, oggi è 22, mancano altri 2 giorni alla fine di questo calendario dell'avvento, almeno per questa settimana. Oggi sono andata al centro commerciale, è piccolino come centro commerciale e sono entrata dai cinesi e ho trovato questa, che è una penna per sarti, quella proprio per i tessuti. Da tanto che la cercavo e adesso l'ho trovata e l'ho comprata, l'ho pagata, non so se riuscite a vederla, 70 centesimi. Sto cercando di nascondere la foto lì, ma non ci riesco, ecco. Per oggi diciamo che non ho fatto nessun vlog perché avevo la batteria quasi scarica, la sua partita stava al 50, adesso sono tornata, sta al 32, almeno sto a casa, ho la sicurezza di poterlo mettere sotto carica. Ho comprato questa per 70 centesimi, poi ho comprato le salviette a 1 euro, quello dal pacco da 20 salviette credo, quelle diciamo multiuso, della Melizia. Più ho preso questa penna, il tratto penna nero, sempre a 1 euro. Mi serviva perché l'altro l'ho terminato, ne avevo altre due ma non so che fine abbiano fatto, penso che l'abbia consumati, non lo so, non mi ricordo di averli consumati e non so che fine abbiano realmente fatto. Comunque mi serviva e l'ho comprato. So, stavo utilizzando quell'altra penne. Se no stavo utilizzando queste qua, però non faccio, ve li metto al dritto almeno le riuscite a leggere queste qui, però non è che mi piacciono propriamente, cioè le utilizzo a scuola giusto per fare qualche linea così, questa è la 08, ma non è che mi piacciono un granché, come, cioè, come stesura mi piacciono, ma è roba solo per, diciamo, i contorni per chi disegna, ma per scrivere queste non mi piacciono, preferisco più quelle in gel per scrivere. E proprio per questo che io preferisco il tratto pen o al massimo le penne, quelle al gel, sono le più buone. Però già smetto qui perché sennò faccio un video che dura 10 minuti e una settimana di 4-5 giorni invece come la settimana scorsa che erano 7 giorni. Ci vediamo domani con l'apertura del calendario dell'avvento e basta. Telefono.